Via alla gara tra Reggiana e Pontedera, via in questo istante. Riconquista il pallone Angiulli, lo gioca per Ruopolo, Ruopolo a spazio, Ruopolo può andare al tiro, Ruopolo calcia malissimo il pallone, prova la profondità, Ruopolo di testa, tocca per Siega, Siega ancora al limite dell'area, arriva Tremolada, il tiro di Tremolada, debole centrale, ottimo Ruopolo per Brucini, scatta Brucini, si apre Siega, entra in area di rigore, Siega, Siega, converge il tiro, una ribattuta, il pallone rimane lì. Sulla sinistra per Galli, prova il tiro da distanza Galli, buono il lavoro su Mignanelli, pallone per Cesaretti, il tiro e Feola si allunga e mette in calcio d'angolo. Reggiana, Ruopolo cerca ma non trova, poi Brucini, si scontra Brucini col portiere, botta terribile tra i due, in campo ovviamente i sanitari, botta terribile tra i due. Mignanelli, tiro cross sul primo palo, Ruopolo viene anticipato dal portiere, no, è rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Ha cambiato decisione, ma gli ha detto Cardelli, il portiere, su richiesta di Ruopolo, mette in mezzo, si deve aprire la difesa della Reggiana, attenzione a il tiro di Settembrini, c'è la deviazione di Sabotic, angolo, l'angolo con il tiro al volo di Galli. Sostituzione nelle file della Reggiana d'inizio del secondo tempo, esce Brucini ed entra con il numero 17 Messetti. L'arbitro Andrea Tardino è pronto a dare il via al secondo tempo, si parte. Mette fuori la difesa Angiulli, Angiulli ha la palla sul sinistro, il destro non è il suo piede e si vede, si volta finalmente verso la porta. Angiulli, Ruopolo, Giannone, ecco la Reggiana che si fa vedere in profondità per Mignanelli, in mezzo, arriva, sì, è gol, è il gol, e lui è Angiulli e lo ha fatto col destro, in scivolata Angiulli. Questa è stata un'azione da Reggiana, diciamo la verità, questa è stata un'azione da Reggiana, di prima i tagli, gli inserimenti, la palla in mezzo. E Angiulli che ha detto, caro cronista, ma hai detto che non sono capace di giocare col destro, e lui mi ha fatto gol col destro, in spaccata e non in tiro proprio. Tutto è pronto, fischia l'arbitro, pallone verso la porta, il pallone viene ribattuto da Cardelli. Giannone che sta arrivando, Ruopolo, Ruopolo ancora, il pallone dalla parte opposta per Messetti, per Angiulli, Mignanelli, la finta, il destro di Mignanelli, pallone sopra la traversa. Arriva De Cenco e Feola s'allunga a mettere in calcio d'angolo. Con le mani abbondantemente fuori dall'area di rigore il portiere Cardelli. Ah, se ne è accorto il guardalinee, meno male. Era con le mani decisamente fuori dall'area di rigore. 24esimo minuto, calcio di punizione dal limite in favore della Reggiana. Fischia l'arbitro, Giannone, tiro, gol! 2-0! Giannone finge di aggirare la barriera e poi scarica dalla parte del portiere, sorprendendolo nettamente. 25esimo minuto, 2-0. Grande il tocco di Siega, veramente restituisce Ruopolo. In mezzo ci arriva invece, scusate, non era Siega, no, il pallone termina in calcio d'angolo, angolo per il Pontedera, pallone che spiove in area, si impenna, attenzione il tiro, la schiena, ribattuto, cambio nelle file della Reggiana, esce Luca Tremolada ed entra Francesco Rampi al minuto 33. 39esimo minuto, cambio nelle file della Reggiana, esce Luca Giannone, al debutto Bruno Petkovic. Fischietto in bocca per l'arbitro ed è finita con la vittoria della Reggiana per